Ci troviamo a Sant'Arsenio e quella che vedete alle mie spalle è la nuova sede amministrativa della Banca di Credito Cooperativo Montepruno di Roscigno e Laurino, inaugurata in occasione del 50° anniversario dalla sua fondazione. Tutto ebbe inizio quel 14 settembre del 1962 presso l'aula consiliare di Roscigno. Sì, io non c'ero, però ho letto bene gli atti, ho letto attentamente gli atti e possiamo dire che quei 30 coraggiosi hanno oggi la grossa soddisfazione. Purtroppo ne abbiamo in vita solamente poche, 6 o 7, però furono dei coraggiosi. Nacquero il 14 settembre del 1962 ad opera del professore Emilio Pecori, che ebbe la lungimiranza a credere nella possibilità in un piccolo paese come Roscigno di creare una banca. Lo ha fatto con tanti sacrifici. È ovvio che il nostro istituto ha subito dei momenti anche di difficoltà, però ne è uscita forte, ne è uscita veramente con grande soddisfazione. In questa sede noi dobbiamo ricordare, lo faremo poi nella strada del 14, persone come Michele Albanese, che è stata la persona che ha trainato questo istituto, che lo ha voluto e lo ha fatto diventare grande. Lo ha consegnato a noi più giovani, così come forse farò io a breve, consegnare questa struttura ai giovani e soprattutto questa bellissima struttura che oggi abbiamo inaugurato sarà a godimento proprio delle persone più giovani che tanto stanno dando e tanto dovranno ancora dare per la Banca di Roscigno. 50 anni, un excursus, un bilancio che non sia però soltanto in termini economici. Dalla nascita al 2012, che cosa ha caratterizzato lo slancio verso il futuro e l'affermazione della BCC nel territorio, non solo degli Alburni, ma nel Vallo di Diano, in Basilicata? Sì, secondo me i periodi che caratterizzano il nostro istituto sono i periodi di crisi. Sembrerà strano, ma il nostro istituto è uscito forte sempre dalle precedenti crisi che ci hanno visto coinvolti. Nella crisi degli anni 80 l'abbiamo vissuta tutta, però ci siamo rimboccate le maniche e abbiamo aperto agli inizi del 90 una filiale su Piegine. Quando tutto sembrava andasse storto, allora la nostra banca ha così cominciato ad aprire le filiali. Però purtroppo non per colpa nostra. Le vicissitudini e lo spopolamento dovuto da tante problematiche che non stiamo qui a elencare, dalla trascuraggine dei governi, dalla trascuraggine delle istituzioni che hanno abbandonato i centri come Roscigno, lasciandoli in balia delle difficoltà. Non dimentichiamoci che a oggi, e questa è realtà, siamo senza trasporti, siamo senza viabilità, siamo senza linee telefoniche adeguate. Tutto ciò ovviamente ha comportato una decisione molto drastica, ma necessaria per il mantenimento in vita del nostro istituto. Quando ci siamo resi conto che diventava difficile raggiungere Roscigno, quasi impossibile, quando ci siamo resi conto che non riuscivamo a dialogare con i sistemi informatici perché la Telecom non ci assicurava i servizi, quando ci siamo resi conto che l'utenza scemava e nello stesso tempo si spopolavano i paesi, beh, dovremmo fare la decisione di arrivare nel Vallo di Diano. Io credo che poi la decisione di arrivare nel Vallo di Diano con umiltà, con i sacrifici, ma con quella dignità che solo noi uomini dei paesi interni abbiamo, credo che sia stata la carta vincente. Oggi siamo il primo istituto del Vallo di Diano, ci accingiamo ad arrivare nella Val d'Acri, ci siamo già, a Potenza Città, arriveremo a Vallo della Locale, ma arriveremo io credo proprio perché forti delle sofferenze che abbiamo patito negli anni passati e forse anche delle sofferenze che patiamo oggi. Io ho solo rammarico che dal nostro territorio vengano pochi stimoli. Vorrei che il nostro territorio si abbracciasse e si volesse ancora di più bene, mettesse da parte i campanilismi, mettesse da parte un po' quelli che sono gli odi che tra noi ci sono e cominciasse veramente così come hanno fatto in tante altre zone, in tanti paesi, a volersi bene, perché il nostro istituto e la nostra banca, proprio perché nasce da quell'esigenza, da quei valori, credo che molto potrebbe fare.